la delusione nasce dalla vostra forza in campo? La delusione nasce dal fatto che se avessimo preso 4 gol e magari fatto una brutta figura si ripartiva in tranquillità, invece c'è stata una sola squadra in campo, l'hanno vista tutti, e 95 minuti di partita intensa con una squadra che ha creato tantissimo. E lo dicevo prima al mister Delio Rossi, fate i complimenti alla Traversa perché la Serie A è della Traversa, ma non è solo per noi. Che quando una squadra dimostra di essere così forte in campo, i meriti sicuramente di chi l'ha allestita, non perché qui il presidente. Quando una squadra gioca bene a calcio, ovviamente i meriti sono dell'allenatore e dei giocatori, quindi bisogna soltanto ringraziare voi tutti a nome della città di Pescara. Sì, sì, ma diciamo che noi cerchiamo... È ancora più grossa la delusione che la rabbia. Cerchiamo di fare il nostro meglio sempre, non lo facciamo certamente per aspettarci ringraziamenti, è una cosa che facciamo perché ci piace farla per la città. Poi è chiaro che alle volte ci riesci meglio, alle volte ci riesci meno bene, però ecco, quello che deve passare, il concetto che deve passare è che si fa tutto in buona fede e si fa soprattutto per Pescara e per la città di Pescara. Poi è chiaro che uscire da una delusione così sicuramente non è bello, non è facile, però noi abbiamo le spalle grosse, come ho sempre detto, e ripartiremo. Ripartirete con Oddo e Nasco, avete che ci avete parlato, ora vi incontrerete. Sì, sì, ma con Massimo noi non abbiamo nessun problema. Io l'altro anno ho iniziato questa avventura con Massimo del settore giovanile dalla primavera. Mi sembra che abbiamo avuto anche il coraggio di dargli in mano la squadra senza nessun problema all'ultima giornata. Devo dire che se dipendeva da me probabilmente l'aveva in mano anche un po' da prima. Però al di là di questo, cioè, non credo che ci siano problemi dal punto di vista della continuità. Adesso bisogna vedere bene tutto quello che possiamo fare per allestire una squadra ancora competitiva, perché mi diceva prima il commentatore di Sky che le faccio i complimenti, avete tanti giocatori bravi, sicuramente sarete una delle protagoniste del mercato. È chiaro che questa cosa da un lato ci soddisfa da un certo punto di vista, dall'altro ci preoccupa, perché è chiaro che dovremmo essere ancora bravi a trovare altri giocatori bravi.